Sono contento che nell'agenda di queste settimane convulse si sia trovata una giornata proprio di visita, di conoscenza, di incontro sul territorio qui in Brianza, perché siete un pezzo molto importante di questa grande regione e perché ci sono lungo l'agenda di oggi appuntamenti con realtà molto diverse, con realtà che hanno a che fare con tutto il territorio, con la sua valorizzazione, con il sociale, con la sanità. E quindi serve a me anche prendere coscienza da vicino di quelle che sono le realtà, i problemi, le aspirazioni. Non è una campagna elettorale che, come sapete, abbiamo concentrato sulle città, abbiamo cercato di partire e di percorrere soprattutto le strade meno battute dalla politica, quelle in cui in passato, in alcune occasioni, non siamo stati premiati dagli elettori, forse anche perché noi per primi abbiamo peccato nel non andargli incontro, insomma, nel non andare ad ascoltare ciò che le comunità avevano da dirci. Arcore non è così periferico, la verità, è un po' più centrale rispetto ai vari centri di questa regione, però insomma è una realtà importante. Quindi sono felice, siete tanti e mi fa piacere che ci sia attenzione. Negli ultimi giorni direi che la campagna elettorale si è scaldata un po', eh. Ma questo non ci deve distogliere dai nostri argomenti, cioè io non voglio che, insomma, non credo che sia una buona idea che il dibattito sia trascinato tutto sui temi più cari al centrodestra, soprattutto con i toni che loro usano. Noi certamente parliamo e parleremo di immigrazione e di sicurezza perché abbiamo delle risposte, delle soluzioni, non chiacchiere, non proclami, non anatemi, ma atteggiamento molto pragmatico che è quello che ci porta a dare risposte e soluzioni alle inquietudini e anche alle paure dei nostri concittadini, che rispettiamo, ma guai se i politici soffiano su quelle paure, le enfatizzano, le cavalcano, quello è molto grave, molto colpevole secondo me. Noi siamo chiamati a dare risposte e a dare sicurezza alle persone, a dargli un senso di protezione attraverso le concrete misure dell'amministrazione. Quindi parleremo anche di quello, ma poi io voglio parlare di lavoro, voglio parlare di ambiente, voglio parlare di migliori trasporti, voglio parlare di diritti, cioè che sono i temi su cui il centrodestra non dice una parola e su cui noi abbiamo risposte, abbiamo soluzioni molto migliorative.